Riallacciandomi a quanto diceva l'intervistatrice, ci sono delle domande, insomma, in cui le mamme rispondevano al il vostro sonno è disturbato per quale motivo? La maggior parte era il marito, cioè nel 70% dei casi dicevano mio marito russa, mio marito se ne frega, io mi devo fare tutto io, eccetera. Insomma, quindi, questa. Che mi? Noi diciamo sì, c'è un'insidia, Ah, ok. Comunque è carino che quando ho fatto l'analisi poi delle risposte, perché ce n'erano tante che poi non le presento, però sono tantissime risposte, la maggior parte erano su questo marito che insomma era un po' problematico. Dunque, la cosa che volevo vedere prima di tutto per capire, perché poi ci aiuta a interpretare quello che abbiamo trovato noi, è questa cosa qua, cioè questa estrema variabilità nel primo anno di vita. Se voi vedete questa forchetta, cioè nel primo anno di vita, nel primo mese di vita, ci sono bambini che dormono 9 ore e bambini che ne dormono 19. Quindi siamo agli estremi. La media è questa qui, ovviamente non sono molti, ma come vedete qua la forchetta si stringe molto, quindi la variabilità interindividuale dopo il primo anno di vita si riduce notevolmente, mentre invece nel primo anno di vita abbiamo una variabilità enorme della quantità di sonno dei bambini. E questo, se voi andate a vedere tutti gli studi che sono stati fatti, è sempre uguale. Questo è un lavoro recente, adesso uscito nel 2012. Come vedete, come la variabilità è estremamente elevata sempre qui all'interno del primo anno di vita. Dopo il primo anno si riduce nettamente, sia per la durata del sonno totale, sia per la durata del sonno notturno e in particolare tantissimo per quanto riguarda la durata del sonno diurno. C'è un'estrema variabilità tra bambino a bambino a seconda di quanto dormono e questo anche è un lavoro fatto su internet. Tramite insomma, accesso ad internet e come vedete pure qui estrema variabilità nel primo anno di vita. E ancora, questo è un lavoro che ha fatto un'analisi di una serie di studi, pubblicato pure questo molto recentemente, e come vedete pure qui la variabilità è molto elevata nel primo anno di vita, poi tende a ridursi nettamente. Sempre un'altra cosa che abbiamo notato noi, ma che questo poi però questo a noi interessa poco, per esempio la riduzione degli risvegli notturni che tende a ridursi poi dai 3 anni di vita in poi non so, vedete, questo è tutte le notti, eccetera. La disturbo, difficoltà di addormentamento, difficoltà di inizio del sonno, cioè resistenza ad andare a letto, difficoltà di inizio del sonno, cioè, c'è tutta una tendenza alla riduzione di questi disturbi con l'età. Quello che avevamo visto noi, perché ve lo faccio vedere, noi nel 1996 abbiamo fatto un'intervista a quasi 3.000 bambini di Roma, per vedere quanto dormivano e quali erano i problemi di sonno e vedevamo che già quello che avevamo notato a quell'epoca era che i bambini italiani dormivano di meno rispetto a quanto riportato dalle altre casistiche europee ed americane e poi che c'era una alta prevalenza di problemi di sonno, cioè il 35% avevano sia difficoltà di addormentamento che risvegli nei primi 2 anni di vita e il fatto che se i genitori stavano con i bambini al momento dell'addormentamento, questo diventava un fattore predittivo di disturbi del sonno e di difficoltà di addormentamento. Ora qui non sappiamo se viene prima l'uovo o la gallina, nel senso se c'erano prima le difficoltà di addormentamento per cui i genitori dovevano stare insieme ai bambini al momento dell'addormentamento o viceversa. Lavori recenti invece ci fanno vedere come la prevalenza dei disturbi del sonno nel primo anno di vita e anche poi dopo sia intorno al 10%.
come se ci fosse, insomma, una riduzione rispetto a quanto avevamo visto prima. E poi il fatto che i problemi, ci siano problemi di sonno nel primo anno di vita poi è predittivo della persistenza del disturbo del sonno ad età più tardive, cioè chi dorme male continua a dormire male. E questo è un altro studio, sempre quello che vedevamo prima, che ci fa vedere come ci sia la metà dei bambini in età prescolare si sveglia almeno una volta per notte, e i risvegli, più di 3 risvegli per notte, erano nell'infanzia intorno al 10% di tutti i bambini, poi tendevano a ridursi. Vedete? Questi erano più di 3 risvegli per notte, questo nero. Questa premessa, e questo è un altro, sono altri studi, insomma sempre quello di prima, ci fa vedere come la durata del sonno medio, no? A 0-2 mesi sia intorno alle 14 ore, sonno totale, diurno notturno, a 3 mesi intorno alle 13 ore, ma la cosa caratteristica è questa, cioè che poi dai 6 mesi in poi all'anno di età, più o meno il tempo di sonno si stabilizza. E questa è una cosa che abbiamo trovato anche noi. Anche qui risvegli notturni in media erano circa 2 per notte, a 3-6 mesi si riducevano i risvegli notturni, a 7-11 mesi la media era 1.1, 1-2 anni ancora di meno. La latenza del sonno era intorno ai 20 minuti, c'era chi ci aveva addirittura zero, probabilmente crollavano, si addormentavano improvvisamente senza che la madre se ne accorgesse. Il periodo più lungo di sonno continuativo era intorno alle 6 ore nei primi 5 mesi di vita ed era intorno ad 8 ore tra 6 e 24 mesi. Sonnellini diurno 3 nei primi 5 mesi, tendevano a ridursi a 2 e poi a 1 dopo l'anno di età, come succede regolarmente. Questo l'ho già fatto vedere prima, ci fa vedere come il tempo di sonno dei nostri bambini si sia ridotto. Non mi soffermo a lungo su questo perché è stato già appunto descritto tutta la metodologia. Tempo medio, vorrei dire, chiedere all'intervistatrice, qui diceva stimato in 15 minuti, ma mi sembra che si prolungava moltissimo a seconda di chi c'era dall'altra parte. Criteri di esclusione e di inclusione ha già detti Anna Pasquini, e quello che erano appunto gli obiettivi erano quelli di valutare longitudinalmente il sonno dei bambini, cosa che non c'è nessuno studio in Italia longitudinale sul sonno dei bambini, sono tutti studi trasversali e osservazionali. E poi eventualmente individuare quei bambini a rischio per attuare misure preventive precoci e valutare l'influenza dei genitori comportamentali, dei comportamenti genitoriali all'addormentamento, che tipo di influenza avevano sul sonno del bambino. Questi sono i dati dell'intervista strutturale che ha già fatto vedere caso, questi sono gli 81 pediatri, insomma non ci sono entrati tutti, ma insomma è stato già fatto vedere anche questo. Quindi passiamo un po' alla descrizione dei risultati, cioè erano 760 interviste che sono state completate, poi c'è stato un drop out ma che è stato minimo, erano 48% femmine, quindi una distribuzione pressoché identica femmine maschi, la maggior parte erano di nazionalità italiana, sia il padre che la madre. E diciamo che dal punto di vista dello stato culturale erano intorno al 30% avevano erano laureati rispetto ad una quantità minima di soggetti che avevano un basso livello educativo. Quindi insomma non abbiamo neanche problemi rispetto alla comprensione eventualmente delle domande dell'intervista. Primo figlio nel 45% dei casi, nel 44% dei casi avevano solo un figlio, nell'11% erano maggiori di 2 bambini, dovremmo riuscire a calcolare tramite diversi parametri, però ancora non l'abbiamo fatto, l'income
alla nascita del bambino, cioè quanto era lo stato socio-economico del... Come? Questo 30% di laureati, sì, corrisponde a quella, non credo che corrisponda a quella che è la distribuzione della popolazione generale. Non lo so, questo non lo so, insomma, adesso questo poi lo vediamo, insomma, però non so se è un... O forse si parlava di scuola, di diploma di scuola superiore, questo l'ha fatto una dottoressa, io questa parte qui non l'ho vista, però sono già di qua, quindi lo posso controllare subito dopo. Quindi vediamo, forse è stato incluso anche il liceo, insomma, probabilmente è stato incluso anche il liceo scuole medie superiori. Comunque questo. No, ora comunque questo lo controllo subito dopo e vediamo insomma se abbiamo fatto alcune domande dal punto di vista anamnestico, se qualcuno dei genitori aveva questo tipo di problema, e queste poi le incroceremo eventualmente con l'eventuale presenza di disturbi del sonno. Questa è un'analisi preliminare, i dati sono tantissimi, quindi non avremmo finito se avessimo dovuto fare tutte le analisi che erano necessarie. Però insomma vedete c'è una alta prevalenza di mal di testa, specialmente nella madre, e di carenza di ferro, anemia, eccetera, depressione anche nell'ambito materno. Insomma, diciamo, le madri avevano un pochino di più questo tipo di patologia. L'allattamento era a domanda nell'88% dei casi circa, allattamento a domanda, e come vedete qui l'allattamento materno giustamente tende a ridursi gradualmente con l'andare avanti dell'età, aumenta la formula, il latte artificiale, allattamento misto, e poi dai 9 mesi in poi cominciano a introdurre il latte vaccino, e con un 30% a 12 mesi. Le coliche, come vedete qui, al primo mese il 55% dei bambini aveva le coliche. Queste coliche iniziavano dopo le 5 di pomeriggio nell'80% dei casi, duravano più di 2 ore nel 25% dei casi ed erano molto gravi sempre intorno al 25% dei casi. A 3 mesi ovviamente queste coliche si riducevano notevolmente, perché solo circa il 18% aveva le coliche, sempre con una prevalenza, cioè la distribuzione temporale era sempre pomeridiano, tardo pomeriggio, sera. La durata era più o meno simile, cioè molti avevano durata superiore a 2 ore, e ovviamente quelli che avevano una persistenza delle coliche avevano una maggior severità del disturbo, cioè le coliche che tendono a persistere sono quelle ovviamente più gravi. Questi sono i dati. Come vedete, la latenza media del sonno è intorno ai 15 minuti e rimane più o meno costante. Il tempo di sonno notturno questo è in minuti, varia dai 537 del primo mese a 590 circa, sono circa 10 ore, insomma, di 12 mesi. Il sonno diurno si attesta intorno alle 2 ore, 1 ora e mezzo, 2 ore, per tutte le età più o meno, e il tempo di sonno tende a 765 minuti a 3 mesi e tende a ridursi leggermente con l'andare avanti dell'età, così come fanno i NAPS, cioè i sonnellini diurni. Si passa da 3.3 sonnellini diurni in media fino a circa 2 a un anno di età. A che ora vanno a dormire? Vanno a dormire tardino, diremmo noi, insomma. Se voi vedete le altre casistiche degli altri paesi, vedete che
i bambini vanno a dormire intorno alle 19 o alle 20. Noi abbiamo uno spostamento dell'orario di addormentamento di circa una, due ore rispetto agli altri paesi, e anche l'orario di risveglio è un po' più tardivo rispetto agli altri paesi, nel senso che comunque i nostri bambini dormono un pochino di più perché si svegliano un pochino più tardi. Non è che dormono di più, dormono magari lo stesso, anche se dormono sempre di meno, ma si svegliano un pochino più tardi. Risvegli notturni sono in media 2 a un mese, poi tendono a ridursi, ma comunque, come vedete, sempre minimo un risveglio e mezzo, 2 per notte. Insomma, il bambino è un problema, lo vedremo dopo. Ecco, a che ora si addormentano? Vediamo qui. La cosa interessante è che a partire dai 6 mesi in poi l'orario di addormentamento tende a stabilizzarsi, mentre a un mese tendono le poppate tendono ad andare a dormire la sera, la notte, insomma ad orario più tardivo, poi dai 6 mesi in poi l'orario di addormentamento serale si stabilizza. E vedete, per esempio, quanti, cioè qua rimaniamo sempre dopo le 23, a un mese sono circa il 50%, il 48% dorme dopo le 11 di sera, poi man mano che andiamo avanti, però comunque rimaniamo, insomma, in un orario che sono le 20, cioè vanno quasi tutti, la maggior parte dei bambini vanno a dormire abbastanza tardi, come vedete, no? Cioè, qui abbiamo, insomma, che prima delle 21 vanno a letto a 6 mesi vanno a letto il 42%, 43%, a 9 mesi il 41% e a 12 mesi il 40% vanno a dormire alle 21. Quindi, insomma, c'è, sono bambini che vanno a dormire molto molto tardi rispetto a quello che poi si vede nelle varie casistiche europee. A che ora si svegliano? Tendono a svegliarsi ovviamente sempre più tardi, c'è un picco di tardivo a 9 mesi e poi riscende leggermente a 12 mesi, ma queste differenze non sono significative, solo l'orario di risveglio a 9 mesi e a un mese è significativamente differente da un punto di vista statistico. E la stessa cosa qui, vedete, insomma, come la maggior parte circa il 50% si sveglia entro le 7 di mattina, gli altri si svegliano più tardivamente e dopo le 8 di mattina. Qui ho fatto un confronto fra quel lavoro che facemmo nel 1996 e questo tipo di lavoro. Vedete, noi nel 1996 la latenza di sonno, cioè il tempo che ci mettevano per addormentarsi, era leggermente più alto rispetto a quanto ci mettono adesso, e c'era una differenza con la latenza di addormentamento nei primi 3 mesi rispetto agli altri, mentre invece sul nostro campione la latenza di addormentamento rimane più o meno costante. Quanto ci mettono per addormentarsi? Vedete che intorno al 20% circa ci mette più di 30 minuti per addormentarsi, e questo può essere un problema, perché insomma più di 30 minuti comincia a essere un tempo abbastanza lungo, quindi determina una interazione molto prolungata al momento dell'addormentamento fra genitore e bambino. Quanto il tempo di sonno notturno, la cosa che abbiamo notato è che i bambini della nostra intervista adesso dormono di più rispetto a quelli di notte rispetto a quelli dell'intervista del 1996, e vedete, questo è molto accentuato nel primo mese di vita, nei primi 3 mesi di vita. Quello che però poi si vede, come abbiamo visto prima, è questa variabilità. Come vedete, questa è sono due delle versioni standard, e come vedete c'è questa ampia variabilità alla prima rilevazione che poi tende a ridursi gradualmente nelle varie rilevazioni, così come abbiamo visto nei grafici che abbiamo presentato all'inizio della presentazione.
Qui la cosa si inverte, mentre nel 96 dormivano di meno di notte, quelli del 96 dormivano di più di giorno. Ora questo dobbiamo vedere, dobbiamo cercare di interpretarlo e di capirlo, dobbiamo vedere anche il confronto con vari altri studi di letteratura, però insomma la differenza è abbastanza eclatante, nel senso che sembra che adesso dormano di più di notte e meno di giorno, mentre invece nel 96 tendevano a dormire di più di giorno. Sempre la durata del sonno diurno, sempre qui lo stesso tipo, anzi ancora più accentuata, di variabilità nelle prime rilevazioni del sonno. Però se noi andiamo a vedere il tempo totale di sonno, in realtà compensano fra sonno diurno e sonno notturno, e se andiamo a vedere i dati del 2012 e del 96 non ci sono particolari differenze, quindi la quantità totale di sonno è conservata, è semplicemente distribuita in maniera differente, e anche qui pure nel sonno totale c'è sempre la stessa estrema variabilità alle prime rilevazioni. Questo è quanto dormono i bambini, quant'è la veglia, sonno diurno, sonno notturno, vedete, nei vari periodi, tendenza a ridurre, si riduce il sonno e aumenta la quantità di veglia diurna. Pure qui il numero di sonnellini ovviamente più elevato tende a ridursi gradualmente con l'età, e questo è esattamente sovrapponibile a questa review che ha rivisto tutta una serie di studi fatti in letteratura sulla presenza di risvegli notturni. È esattamente identica di risvegli notturni, scusate, sonnellini diurni, esattamente identica a quella che abbiamo presentato noi prima, vedete, insomma i valori sono intorno ai 3,5 all'inizio e poi tendono a ridursi, quindi è molto molto simile, che ci dice che insomma i dati sono abbastanza consistenti. Questo è quanti sonnellini fanno a 3 mesi, 6 mesi, 9, 12 mesi, e come vedete insomma ci sono dei bambini che fanno a 3 mesi solo uno o due sonnellini diurni, sono quei bambini che stanno svegli tutto il giorno e che fanno molto pochi sonnellini diurni, e poi però diciamo nella maggior parte dei casi tra due e tre risvegli e sonnellini diurni sono diciamo la norma. Come si addormentano? Allora, qui c'è una distribuzione, vedete, pochi si addormentano da soli, nel senso al primo mese ovviamente molti si addormentano al seno, quindi solo il 15% si addormenta da solo, e il 37% al seno, poi in braccio, cullato, insomma con altri metodi che in qualche modo facilitano l'addormentamento. Questo addormentamento da solo però insomma rimane abbastanza diciamo basso come percentuale, nel senso che anche a 12 mesi l'80% dei bambini non si addormenta da solo, quindi solo il 20% ha la possibilità di addormentarsi da solo. Poi altri metodi, possiamo discutere sui metodi, però questo. Numero degli svegli. Numero degli svegli medio, più di 2 a un mese, si riduce a 3 mesi e poi riaumenta a 9 mesi, per quello facevo la domanda prima sui 9 mesi. E questo è una tendenza, questa è una curva logaritmica, quindi è un po' più diciamo schiacciata, però vedete, si parte da intorno a 2 risvegli e poi si riduce anche qui la stessa cosa. Ma la percentuale di bambini che ha più di 2 risvegli per notte, cioè significa che hanno almeno 3 risvegli per notte, comincia a essere, come vedete, insomma, vabbè, questo è strettamente legato al ritmo alimentare ovviamente, ma a 3 mesi solo il 9% ha più di 3 risvegli per notte, però come vedete a 12 mesi quasi il 20% ha più di 3 risvegli per notte, che non è pochissimo. E vedete anche qui è la distribuzione dei risvegli, anche qui insomma se andiamo a vedere più di 3 risvegli per notte è quella diapositiva che abbiamo fatto vedere prima, ma comunque almeno 2 risvegli per notte, insomma ce l'abbiamo. Minimo 2 risvegli per notte qui a 12 mesi nel 40% dei bambini, che è un dato abbastanza
inaspettata, no? O comunque poi questi possono essere risvegli disturbanti o meno per le madri, però insomma sono abbastanza. E quanto durano? Vedete, ovviamente nel primo mese durano di più, con l'andare avanti dell'età la durata dei risvegli notturni si riduce, cioè la maggior parte durano meno di 15 minuti, però comunque abbiamo insomma una percentuale abbastanza consistente del 15% che durano tra 16 e 30 minuti, e poi intorno all'8% tra 30 e 60 minuti è una percentuale intorno diciamo al 6% di risvegli che durano più di 60 minuti durante la notte. Allora, le madri, come dicevamo prima, tendono a minimizzare il problema del sonno, no? Quindi quando tu gli chiedi per lei il sonno del bambino è un problema, le risposte appunto sono state queste, cioè nel 20, al tempo 1, tempo 2 sarebbero primo, terzo, sesto, nono e dodicesimo mese. Come vedete c'è una tendenza ad un aumento intorno al nono mese di considerare il sonno del bambino è un problema. Nono, dodicesimo mese, perché siamo 27 e 24%, quindi che considerano il sonno è un problema. Siccome questa era una risposta basata su una scala analogica, quindi da 0 a 10, noi abbiamo individuato quei bambini in percentuale che stavano al di sopra della seconda deviazione standard come analisi. Abbiamo fatto una media e poi abbiamo visto quanti bambini stavano al di sopra della seconda deviazione standard sulla base di questa domanda, il sonno del bambino è un problema. E come vedete, insomma, intorno al 10% qui consideravano il sonno del bambino un problema, 9%, 8%, eccetera. E questo considerare il sonno del bambino un problema in realtà poteva essere un'impressione della madre, oppure poteva avere delle correlazioni con degli altri parametri. Gli altri parametri che sono parametri indicativi del sonno disturbato. Come vedete, la cosa che si nota è che mano a mano che vanno avanti con l'età, il considerare il sonno del bambino un problema correla con i parametri dei risvegli notturni, delle difficoltà di addormentamento e di tutti gli altri parametri. Cioè, meno dorme più ha un problema, vedete la correlazione qui è negativa anche se i valori sono relativamente bassi, è correlata con l'orario di risveglio al mattino, cioè più presto si risveglia più è un problema, è correlato al numero positivamente con i risvegli notturni, ma questo a qualsiasi età, e con le difficoltà di addormentamento. Quindi se noi dovessimo dire le madri cosa considerano un problema il sonno del bambino, a tutte le età sono i risvegli notturni e le difficoltà di addormentamento. Dove dormono? Allora, dormono in un lettino nella camera dei genitori. Ora, qui non abbiamo i dati sulla logistica, su quanto era grande la casa, su quante stanze avevano. Però, insomma, nella maggior parte dei casi dormivano nella stanza dei genitori, vedete anche a 12 mesi il 50% dormiva nella stanza dei genitori, in camera con i fratelli, nella stanza da soli ci dormivano relativamente in pochi. Ma vedete, dormivano nel letto dei genitori a un mese l'11, 9, 11, e vedete che il dormire nel letto dei genitori invece di diminuire come uno si aspetterebbe aumenta. Vado a aumentare, perché il co-sleeping, come dicevamo prima, è un fatto, un fattore culturale e andrebbe attuato nei primi mesi e poi dopo abbandonato. Invece, come dicevamo anche questa mattina, succede spesso il contrario. Vedete, queste sono nelle Filippine, in Nigeria e in Pakistan, il sonno è condiviso. Quindi è una pratica comune. In Italia ci sono diverse situazioni, i gemelli ovviamente, questa per poter campare non ce la faceva più, ha dovuto dormire insieme ai bambini. Esistono delle situazioni che possono essere considerate a rischio, come questa qui, con un genitore con queste coperte così pesanti, il bambino che sta così,
insomma, qui consideriamo un rischio, quindi anche consigliare il co-sleeping va in qualche modo fatto con una certa cautela, perché ci sono situazioni che possono essere pericolose. Diciamo, questo è, si chiama col sensory range, è la condizione che potrebbe essere definita in qualche modo ideale, no? Per quanto riguarda l'accudimento del bambino nei primi sei mesi di vita, diciamo. Però appunto va visto. E la mamma come dorme? La mamma dorme sempre peggio man mano che il bambino cresce, nel senso che vedete che la, anche se in percentuale qui è relativamente bassa, però come vedete cominciano a prendersi le pillole per dormire, cominciano ad avere sonnolenza diurna e cominciano ad essere molto più affaticate durante il giorno, hanno difficoltà ad addormentarsi sempre di meno, perché più sono stanche più si addormentano facilmente, si svegliano molto la notte, tre o uno o due risvegli, considerano il loro sonno di cattiva qualità. Quindi ecco, diciamo che in qualche modo c'è una tendenza al peggiorare la qualità del sonno. Ma quando abbiamo detto se c'è questi bambini che avevano difficoltà ad addormentarsi, che si risvegliavano la notte, gli date qualcosa al bambino, ovviamente la prevalenza è molto bassa nei primi sei mesi di vita, perché raramente si utilizzano farmaci in particolare. Ovviamente qui anche qui la parte del padrone la fa giustamente la fitoterapia e l'omeopatia. A nove mesi, come vedete, c'è un salto, nel senso che a nove mesi la mamma è più stanca, cominciano ad esserci problemi, la mamma ritorna a lavorare e è più facile che chieda qualche cosa, mi faccia dormire il ragazzino perché non ce la faccio ad andare a lavorare il giorno dopo, la mattina dopo, no? E quindi c'è un passaggio da meno dell'1% al 4%, che è un passaggio abbastanza, di 4 volte aumenta la richiesta dei farmaci. E sempre qui, omeopatici, fitoterapici, melatonina, antistaminici, e a 12 mesi, forse per i denti, cominciano a dare anche del paracetamolo o del ibuprofene. E questa è la rappresentazione grafica, comunque per far vedere che a 9 mesi e a 12 mesi aumentavano questa richiesta di dare dei farmaci ai bambini. Per finire, un'analisi molto, molto così superficiale per il momento, quanti bambini avevano problemi di sonno diversi dai risvegli notturni? Diciamo nel primo anno di vita questi disturbi sono abbastanza rari, però insomma alcuni, per esempio bambini che si agitano quando si devono addormentare, questo è intorno al 50%, i bambini mentre quando si addormentano si agitano, oppure si agitano durante la notte, intorno al 20% rimane costante. Difficoltà respiratorie durante il sonno ce ne possono essere, secondo me è una sovrastima questa, oppure i genitori riscontrano delle apnee notturne nel bambino, qui pure siamo a livelli bassi, ma relativi alla prevalenza delle apnee notturne, insomma, perché siamo intorno al 3% e la prevalenza è relativamente alta. La stessa prevalenza che possono avere i terrori notturni, anche se diciamo che sono risvegli con pianto, non sono proprio veri e propri terrori notturni, oppure i movimenti ritmici all'addormentamento, che hanno il cullarsi, il dondolarsi o fare dei movimenti particolari per facilitare l'addormentamento, ha una prevalenza intorno al 20%. Quindi sinteticamente, adesso preliminarmente, questi dati ci fanno vedere che c'è una grandissima variabilità interindividuale del bisogno di sonno, c'è una riduzione della quantità di sonno totale rispetto a quello, non rispetto al 96, ma rispetto a quello che viene riportato normalmente in letteratura, che il pattern di sonno in realtà si stabilizzano dai sei mesi in poi, cioè il tempo di sonno rimane ad essere
costante rispetto al 96, alla casistica che abbiamo visto nel 96, tendono a dormire meno di giorno e più di notte, c'è una percentuale relativamente elevata di risvegli notturni, c'è un'alta prevalenza di co-sleeping che rimane costante nelle diverse età, anzi tende in qualche modo ad aumentare poi nelle età successive. Nel 3-4% dei casi a 9-12 mesi vengono utilizzati fitoterapici, melatonina e farmaci in maniera molto, molto inferiore, e la qualità del sonno delle madri tende a peggiorare nelle varie rilevazioni successive. E le madri hanno un'idea del problema del sonno del bambino che correla strettamente con il fatto che abbiano risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi e ci mettano tanto per addormentarsi. Questo è un quadro generale. Io volevo fare solo una considerazione che questo è uno studio che è cioè, non è un caso che non ci siano stati studi longitudinali fino adesso, nel senso che non sono semplici e richiedono un'organizzazione e una costanza enorme, perché il drop out in genere è elevatissimo, nel senso che i genitori si scocciano, non vogliono più rispondere, eccetera, cosa che... E questo invece è, noi abbiamo avuto, voi avete avuto un drop out bassissimo, e quindi questo è, significa che l'impianto metodologico era stato fatto in maniera estremamente accurata ed ha funzionato benissimo. Quindi questo dovrebbe essere, secondo me, un modello anche per altre cose, cioè dovrebbe essere utilizzato come modello per molte altre cose, perché avere un drop out del 5%, quanto era, del 6%, è bassissimo, è un drop out bassissimo, in genere arriviamo al 20-30% come minimo in genere di drop out in questi studi. Quindi significa che l'impianto è ottimo, i dati sembrano essere particolarmente interessanti e consistenti, per cui insomma, vedremo poi nelle fasi successive, io poi aggiornerò insomma man mano che andiamo avanti con le analisi, perché adesso il passo successivo è quello di capire se ci sono dei fattori predittivi che possano in qualche modo spiegarmi il problema del sonno del bambino, cioè. E poi, se un bambino dorme male a un mese, un bambino dormirà male a 12 mesi, quali sono i fattori che fanno sì che un bambino migliori, che fanno sì che un bambino peggiori? Queste sono analisi statistiche abbastanza complesse che faremo nei prossimi giorni, mesi. Grazie.